È Antonio Di Marco, il neoeletto presidente dell'Associazione I Borghi Più Belli d'Italia per Abruzzo e Molise, regioni consociate nel prestigioso club che punta a promuovere il turismo dei piccoli borghi italiani, 27 in tutto quelli inseriti nel club interregionale, di cui 4 in Molise e 23 in Abruzzo. La nomina di Di Marco e la sottoscrizione dell'atto costitutivo del club per Abruzzo e Molise sono avvenute lo scorso 10 dicembre, nella sala consiliare del comune di Abateggio, alla presenza del presidente nazionale del club, Fiorello Primi, e di sindaci e delegati dei 27 comuni aderenti al club. È il primo caso in Italia di due regioni che si associano in realtà, perché 27 amministrazioni comunali, 27 consigli comunali hanno deliberato appunto la costituzione dell'Associazione dei Borghi Più Belli Abruzzo e Molise. Noi metteremo insieme soprattutto la nostra sinergia, cioè il lavoro che facciamo annualmente all'interno dei borghi per promuovere le bellezze, le caratteristiche architettoniche, soprattutto l'aspetto delle tipicità anche enogastronomiche, le attività culturali di eccellenza che noi esercitiamo ogni anno, ma la cosa in più che faremo sarà quella di intercettare fondi ulteriori che consentiranno di attivare un piano marketing territoriale unitario per tutti e 27 i comuni. Abbiamo inteso anche condividere alcuni accordi con un partner importante in questo momento a livello mondiale, che essenzialmente si parla della Cina, e questo sarà utile anche per consentire economia nuova per chi vorrà investire nei borghi. Quindi era necessario avere un soggetto unico che potesse in qualche modo parlare a tutti del prodotto turistico che noi rappresentiamo. Nell'elenco dei 27 borghi più belli d'Abruzzo e Molise, l'ultimo ingresso è stato quello di Campli. Abbiamo compiuto il primo anno nell'ingresso nel Club dei Borghi Più Belli d'Italia il 15 settembre, ospitando la prima assemblea dei borghi interregionale, quindi Abruzzo e Molise. Un iter per quello del Comune di Campli molto lungo, ma come per tutti i borghi, durato quasi 3 anni. Le caratteristiche sono molte, riguardano l'urbanismo, la promozione del territorio e soprattutto la presenza di determinati monumenti, soprattutto culturali.